Eccoci alla seconda puntata. La macchina era già montata, abbiamo tolto il coperchio, perché il coperchio, la macchina era accesa, no? Diciamo era pronta per... si tira via il coperchio, ecco, si prende la farina, in questo caso una farina, vedete voi che farina, poi leggiamo magari quello che ci va, versiamo la farina dentro il contenitore, ecco, così... così, ecco, un pochettino di più, poi con la spatola andiamo giù, ecco, quella che rimane dentro verrà poi utilizzata. Si prende il contenitore della farina e si butta dentro al contenitore della farina. Questo lo posiamo, poi prendiamo l'acqua e versiamo l'acqua. Misurino lì, si guarda da dentro, ecco qua, ancora un po', prendiamo un po', 60, 70, abbiamo messo un po' troppa, la buttiamo via un pochettino, però magari la possiamo anche tenere. Allora, praticamente, questa è una farina semila rimacinato di grano duro, quindi se andiamo a vedere sulla tabella delle farine, noteremo che semola di grano duro ha bisogno di 80 ml di acqua. Io ne ho versato un po' di più, magari la trattengo. Allora, rimetto il coperchio, lo accompagno pigiando qui, ecco, non si sente, accendo la macchina apparirà la scritta ON, io ho messo un misurino e schiaccio un misurino, la macchina parte, io verserò piano piano l'acqua andando su e giù, su e giù, piano piano, su e giù, ecco, avanti e indietro. Lentamente, più io faccio questo lentamente e meglio l'impasto verrà impastato. Lentamente, piano piano, non devo aver fretta, l'orologio è partito da 11, ecco, io vado avanti, ci devo mettere un minuto, più o meno un minuto un po', all'inizio magari un po' di più di pazienza, un qualche minuto in più. Ecco. Ecco qua. Se verso l'acqua troppo di veloce si appiccica alle pale e alla parete. Se io la faccio lentamente l'acqua cade sulla farina e non si appiccica. Ecco qua. Ok? Praticamente ho finito l'acqua. Non ce n'è più. 9:25, quindi ci ho impiegato 1 minuto e 20 secondi, 1 minuto e 25. Ora state attenti, se voi guardate l'impasto noterete che l'impasto non è più farina ma è diventato tante scagliette, tanti fagiolini piccoli. Ora io per vedere se per caso l'impasto è giusto, perché questa è la cosa importante, siccome sul mercato ci sono centinaia e centinaia di farine e la macchina è un po' particolare, sia perché impasta dentro il contenitore grande, ma poi con 8 pale impasta qua dentro come se lo facesse a mano. Quindi è molto molto importante che l'impasto avvenga fagioloso, saltellante come se fossero dei popcorn. E in questo caso, guardate, è straordinario, è proprio bello, frizzante, non ci sono, diciamo, pezzettoni grossi, perché se voi sei all'interno trovate dei pezzettoni grandi quanto una nocciolina o una noce, no, non va bene, dovete fermare la macchina perché vuol dire che avete messo troppa acqua. Se invece per caso al contrario è farinoso, non c'è, diciamo, si trova della farina nell'angolo in fondo,
farina ancora da essere impastata, significa che voi dovete aggiungere ancora un po' di acqua, magari 5 o 10 millilitri, ok? Questo è diciamo il punto. Quindi quando è messa l'acqua, io come avete notato, anziché 80 me ne è sfuggita un po' di più, ma diciamo si comincia magari a diventare qualche pezzo grosso, allora a questo punto io posso o fermarla e la mando avanti, ecco, in questo caso qui si vede che c'è un po' più di acqua, spengo, alzo e butto dentro della farina, perché vuol dire che quell'acqua che io ho messo in più, questa farina qui ne ha bisogno di meno, quindi riaccendo